Bianca, io sono innamorato di una donna che veste sempre di nero, monocolore, mette sempre catene porche, gingilli. Mi dovete dare una mano, riuscirete a farla vestire in un modo elegante, anche con una gonna? Grazie. E allora facciamoci descrivere questa fidanzata importante proprio da lui, da Francesco! Lei è la nostra Olivia Ghezzi, qui Francesco, qui al centro, tra me e Olivia. Sì. Olivia, avvicinati anche tu a noi, così componiamo questo trio. Sei timido? Un pochino. Ah, allora Francesco. Queste due belle ragazze. Francesco, però tu c'hai la fidanzata dietro. No, Francesco, allora, un attimo, parliamo della tua fidanzata. Raccontaci, che succede? Qual è il tuo problema? Il problema è che sono sei anni che sto con lei. Sei anni? Sono sei anni che lei fa concerti, fa tante serate, tante... Quindi è una cantante, questa è la molto, molto famosa, però c'è un problema. C'è un problema, qual è? Si veste sempre di nero, sempre dark. Sempre solo di nero? Ma sempre. Porta gonna, pantalone? Porta catenacci, cose, tutte dark. Tutte da strong, very strong. Da buon romano, scusate che ho questo accento. Oggi sono non ti preoccupare, non si sente per niente che sei di Roma. Tranquillo. È un po' maschiaccio. Ti preoccupare. Maschiaccio. Allora, io vorrei, per farvi capire di chi stiamo parlando, vorrei darvi questo indizio. Eh sì, è proprio lei, stiamo parlando di Viola Valentino! Viola, che bello! Io sono semplicemente felice di conoscerti. Come vedete mi sono vestita. Scusate, momento memorabile. Abbiamo in studio Bianca e Viola. Viola, devi sapere che tu sei diventata qui un po' un must, un cult di questa trasmissione, perché sono pochi giorni, insomma, è iniziata la mia avventura da pochi giorni, ma tutte le volte che noi nominiamo la rivista di Detto Fatto, mi parte la tua canzone. Sentiamo un po'? Ovviamente io te ne regalo una copia anche come ricordo di questa giornata. Viola, scusami, io devo approfittare della tua presenza. Sì? Fammi questo regalo e fallo a tutto il pubblico. Potresti cantare insieme a un te? Un pezzettino della canzone in diretta? Sì. Dai. A cappella. Così, a cappella. A cappella. Allora, comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile. Un po' d'amore un attimo, un uomo semplice. Brava. Una parola, un gesto. Brava! Grazie. E allora... Vogliamo commentare il look di Viola, Olivia? Beh, devo dire che è bella rock and roll, cioè molto rock, molto aggressive. Che per una donna come lei va anche bene, perché si vede che è una donna di personalità. Però avendo questa personalità molto forte, anche un look un po' più femminile comunque ci starebbe. Qui è apparso magicamente, come potete vedere nel nostro studio, il dizionario della moda. Vogliamo scoprire insieme qual è la parola chiave di oggi e perché? Pronto. Siete pronti? Ecco, eccola qua, la parola chiave di oggi è longhette e per noi c'è il nostro Gilberto. Stiamo cercando una longhette, ci dica un po' che cos'è. Longhette? Non lo so. No, francamente non ti so rispondere. Guarda, non lo so, perché io per quanto riguarda il pane sono molto tradizionalista. Mi piace la rosetta, la ciriola. È un tipo di pavimento. Un elemento d'arredo. Tu hai mai utilizzato una longhette? Sì, tre volte. Com'era? Tutto lunghetto, tutto. Tutto il pavimento lì è tutto lunghetto. Secondo te qui a Milano dove possiamo trovare una longhette? Oh, dietro al Duomo. Ah. Sì, lì è pieno di longhette. La longhette
è una pochette un pochino più grande. Più o meno che misure può avere la lunghette? Non lo so, sarà un 25-30 cm. È comoda quindi questa lunghette, secondo te? Una poltrona sarebbe comoda, una sedia no. Quindi la lunghette è una sorta di sedia? Grazie, grazie Gilberto! Grazie Gilberto Savini per questo contributo. Direi che c'è un po' di confusione sulla parola longhette. Olivia, vogliamo fare chiarezza? Ah, la longhette è facilissimo. In realtà è una gonna che arriva a metà polpaccio, dove il polpaccio un po' si slarga, lì arriva la longhette. Infatti vediamo la foto qua. È nata prima la longhette o la minigonna? Guarda, la storia della gonna è lunghissima, fin dai tempi degli antichi, no? Prima addirittura la mettevano anche gli uomini. Poi diciamo che nel XX secolo c'è stata una rivoluzione incredibile. E io, per rispondere alla tua domanda, ho preparato una sfilata sulla storia del costume, così vi darò un po' di nozioni su queste gonne, longhette, mini, di tutti i tipi. E io sono curiosissima, allora via con la sfilata! Dove Coco Chanel rivoluziona totalmente la storia della gonna, perché da sotto il ginocchio la porta al ginocchio, ovviamente per quegli anni fece scandalo, no? In contrapposizione arriviamo nel 1947, dove Christian Dior, acerrimo nemico di Coco Chanel, bisogna dirlo, disse: ma perché le donne devono mettersi queste gonne a tubino, sul ginocchio, troppo sportive? Io voglio che le donne siano eleganti. E quindi nella sua linea Corolle crea queste gonne, appunto, longhette, sotto il ginocchio a metà polpaccio, dalle forme a ruota, ideali sia per il tè delle 5 che per la serata a teatro. Successivamente passiamo a quello che fu il capo più rivoluzionario della storia della moda, e parliamo della minigonna. Siamo nel periodo della Beat Generation, e Mary Quant appunto crea questa gonna che è 10 cm sopra il ginocchio. Decisamente più corta. Decisamente più corta, dove fa mostrare le gambe. E allora grazie ragazze per questa meravigliosa sfilata storica sulla storia dell'evoluzione della gonna. E adesso passiamo dalla teoria alla pratica. Vieni, vieni Viola, vieni qua. No, no, stavo guardando, ero... Ah, eri già incuriosita allora, dalle proposte della nostra Olivia. Sì. Che cosa hai preparato per Viola? Allora, ci sono tre look di proposta per Viola. Li metto magari al centro. Almeno... Eccoci, allora, per il primo look, io mi sono ispirata a una donna, sì, un po' bon ton, appunto con questo scolla barca e il top di seta, e la gonna ovviamente che dà la lunghezza anni 50, però con una stampa un po' rock, e secondo me potrei conquistare Viola con questo look. Anche secondo me. Ho abbinato delle scarpe con il tacco largo, perché qui diciamo che il tacco fine non c'entrava molto, degli accessori di tono rosso, sui toni del rosso, perché danno molta luce e danno molta grinta al tipo di look. Questa potrebbe essere la prima proposta. Poi richiamano anche le chitarre rosse sulla gonna. Anche rosso. Con il secondo look andiamo su un abito. So che Viola non mette assolutamente abiti, Buscheretta. Ma l'azzardo deve esserci, che è un abito dalle forme appunto molto pulite e molto lineari. Però la cosa secondo me più grintosa è questo pizzo, che non è un pizzo classico macramè, ma è un pizzo un po' particolare, con delle frange. Quindi comunque gli dà questo look un pochino più innovativo.
E poi abbiamo il terzo look. Devo dire, a me piace molto l'accostamento del blu con l'arancio. Sì, a me piace molto creare questi look in contrasto. Quindi toni sobri come il blu, che magari può essere un colore anche classico, però ravvivato a delle tinte vitaminiche e più energiche. Per l'ultimo look, invece, sono andata totalmente contro le esigenze di Viola, a parte il pantalone che so che lei mette tanto, perché di nero non c'è, di scuro non c'è niente. Però con questo poncho molto morbido in seta, con questa stampa un po' maiolica, il pantalone a sigaretta e poi qui volevo abbinare degli accessori in contrasto di colore. Quindi un tronchetto, che è un po' rock nonostante il suo color blu, che è spuntato tra l'altro, che è spuntato perché comunque siamo ancora, fa ancora caldo, sì, diciamolo, e una borsa gialla perché riprende un po' i toni di questo poncio di seta. Devo dire, un trionfo di colore, un trionfo di solarità. Viola, pensaci bene, insomma, alla scelta che farai. Intanto io vorrei ricordare al nostro pubblico che tu stai promuovendo, insomma, un nuovo singolo importante. Sì. Ce lo vuoi raccontare? O prima vogliamo vedere il video? Vediamo prima il video. Non lo so. Ti cerco, ti chiamo, sparisci, tu sei lontano, lo sento, il frastuono. Per questo tuo urlo contro l'abbandono. E intanto io sono curiosa di sapere se riuscirai a cambiare il tuo look, se hai deciso di indossare qualcosa in particolare della nostra Olivia Ghezzi. Se me la cambi, sì, io la sposo. Lo devo dire, entro un mese. Giuro. Scusate, la detto. Scusa, no, io scherzavo. Ha detto che se cambi look, lui ti sposa entro un mese, facciamo... Preciso, è sempre in separazione di beni. Poi vogliamo, le prove, Storia, voglio fare l'abito, poi vogliamo però le prove. Guarda, lo faccio qui, in trasmissione. E allora? Mi sposo qui, logicamente. Va bene, no, però ce lo farai sapere. Allora, grazie Viola, grazie Francesco. Grazie a voi. Raggiungo il centro dello studio. No. E allora è arrivato il momento di scoprire. E questo? Pomeriggio, Bianca. Non sei abituata a vederlo così, eh? Pomeriggio. Scusi, signor Gambi, ma sì, questo look da cerimonia. Ecco. Che cosa mi rappresenta? Cosa rappresenta? Volevo invitarti alla mia comunione. Da. Scherzo, scherzo, scherzo. No, volevo... Non voglio rubare troppo tempo. Ma ci dobbiamo emozionare, Gambi, che io vado a prendere i fazzolettini, eh? Non lo so. Non so se sia tu o qualcun altro, però non è mia abitudine prendere spazio in televisione, perché io poi sono molto riservato, chi mi conosce lo sa, non amo... No, nella mia vita... Ma vuoi che mi allontano, Gambi? No, come... Non ti faccio... Niente. Ti lascio il centro del... No, volevo solo dire una cosa ad Olivia. No, non mi sembra il caso. Vabbè, ma è una... No, sono cose che mi appartengono. Vabbè, ma è tanto... Non ti salti in te. Comunque il mio lavoro... Non ti salti in mente. Si sta arrabbiando Olivia. Lascia perdere. Vabbè, Gambi ha perso la salivazione. È grave la situazione. Volevo darti una cosa, e la voglio dare adesso davanti a tutti, anche davanti a te, perché so che è una cosa che ti farà piacere. E quindi... Aiuto! Oh. Ti ho spostato la macchina perché era in seconda fila. Gambi! Gambi, vada, Gambi! Vada! Ho temuto che mi chiedesse in moglie, vabbè, per carità! Vada! Va! Almeno non ho la multa! Guarda, io non ho parole. Abbiamo sudato, Bianca. Io ho sudatissimo. Comunque, è arrivato il momento di scoprire, ritorniamo alle cose serie, che è già faticoso, scoprire appunto se Viola Valentino ha deciso di cambiare o no il suo look, ma prima di scoprirlo vediamo insieme un filmato mandatoci dai suoi amici. Ciao Bianca, secondo me Viola
questa volta cambia. Siccome è una gran testarda, non riuscirete a farle cambiare il look. È una missione impossibile far cambiare look a Viola. Sono anni che ci provo. Cambia, non cambia. Cambia, non cambia. Sono sicuro che non riuscirete a fargli cambiare idea. Cambiare, non cambiare. Secondo me lei sta bene così com'è. Ciao a tutti! E allora chissà se Viola avrà cambiato o no il suo look. Non ci resta che provare a chiamarla. Viola, ci sei? Che Viola, mi sento quella cantante che canta. Questo è il ballo del quaquatta. No, è vero, Viola, sei bellissima, sei un sole. Sulla gonna non ci siamo riusciti a farti cambiare idea, però qui è stata fatta una proposta durante la trasmissione. So che vuoi l'esclusiva. Questa è un'esclusiva di Detto Fatto. Francesco ha dichiarato che se noi riuscivamo a farti cambiare look, lui ti avrebbe sposata entro un mese. Adesso noi vogliamo le partecipazioni, vogliamo i documenti che attesteranno questa tua promessa. Questa scimmietta perché di sposa. Altrimenti vogliamo anche che la sposa dica di sì. Hai ragione. Noi lo davamo per scontato. Che cosa dice la... Bianca. Scusate. Bianca, sono sei anni che sei Bisogna vedere se dice sì. Aspetta, Francesco. No. Sì, no, sì, no. Viola Valentino. Segreto di Stato. Se, non lo dirai, non lo dici qui se lo vuoi sposare o no. No, dillo. Lo scopriremo fra un mese? No, dai giornali, sei. Viola? Vabbè, mi vengono tutte in mente le canzoni. Me lo scopriremo solo vivendo. Con adesso ho paura. No, grazie, scusa. Viola Valentino. Grazie, Francesco. E grazie anche a Dolina, missione compiuta.